Ciao a tutti, saremo Cristiano in volo sui cieli di Tivoli. Fantastico! Com'è volare? È veramente fantastico! No, oddio! Adesso. È un'esperienza. Cioè, veramente. Da provare, a chi non chi non soffre di vertigini lo deve provare. No, ma io, guarda, io ti spado questo mito. Oddio. Perché io soffro di vertigini. Davvero? Sì, ma siccome siamo in movimento, le vertigini ti vengono quando sei in un punto fisso, capito? Ah, ok, che sì. Siamo in alto, qui invece siamo in movimento e quindi le vertigini devi abituare un po' alla quota, però le vertigini non ti vengono. È veramente. Beh, non è quella sensazione imparata. Veramente stupendo. Voi siete tutti lo stesso gruppo? No, veramente io sono venuto con una mia amica. Voi siete passeggeri di Giancarlo, comunque, sì? Non lo so, guarda, la prima volta che veniamo abbiamo fatto tramite sito. Che sito era? Oddio, essere sincero ha fatto lei. Non mi ricordo essere sincero adesso. Capito. Però è stupendo, veramente. Andiamo su Canada. Delle vie, di aria che tu riesci a prendere, ma guarda, delle correnti. Io seguo molto la morfologia del terreno in realtà. Se
capisci come si incanala l'aria. Ah, certo. Come l'acqua, no? Però l'aria è invisibile, però più o meno se hai capito da dove arriva il vento oggi, ti fai l'idea virtuale di come l'aria, come trovi l'aria che ti spinge verso l'alto e come no. Cioè si possono fare viaggi lunghi comunque anche con paraventino. Spettacolo! Ma no col biposto però. Vabbè, no col biposto. Quella che è? Lì che c'è la diga? Lì dietro, allora qui dietro c'è una mezza diga. C'è la niene, quello è una niene. Siamo quasi in overing, vedi, siamo sospinti proprio dal flusso del vento che aumenta. Mano a mano che andiamo avanti. Questo non è termico, è proprio dinamico. Sbatte una bella quota. Quindi sì, sbatte esatto. Contro il... Si infila dentro sto canale, vedi sto canale? Sì. E poi accelera benissimo. E questo fantastico. Ci facciamo. Immagina che siamo nella schiuma adesso, Sì, come se fosse un cavallone. Esatto. Invece uscendo fuori se c'è una termica ce la giriamo. Ma adesso il vento è talmente forte che le termiche le scioglie. Sì, le porta via quindi sì. Quella questa diciamo che è una mezza termica adesso. Come la giriamo. La vedi già finita. Diciamo quelle termiche le puoi immaginare come delle bolle di sapone. Ah, ok. Noi entriamo in una termica e poi ci giriamo dentro. Adesso l'abbiamo persa perché è andata dietro, perché la termica di solito se ne va. Ecco, adesso la stiamo riprendendo, vedi? Eccola. Eccola. Però è sciolta, è molto scarrocciata, mi porterebbe troppo dentro. Dopo lì dentro non posso più riuscire perché come se vado dietro uno scoglio, dopo l'aria mi rompe addosso, sì. E mi fa scendere. Certo. Con l'aria sempre così. Però sappiamo anche questo. Quando ci stanno dei flussi forti tipo questo, giriamo anche facciamo un giro spinti dal vento. Un giro spinti dal vento non è la stessa potenza. E poi potremmo pure spegnere la telecamera. Quanti minuti ha fatto? Sì, lì c'è scritto 8. Ah, ok, ok. Saluta. Ciao. 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 Ok. Tu hai moto? Io no. Drone. Sì, è molto come, diciamo che quando...